parte fondamentale del pensiero di Osho. Osho, per chi non lo conoscesse, è stato un pensatore del Novecento, un filosofo, una mente incredibile, e in particolar modo vorrei porre la vostra attenzione sul concetto di paura. Perché ho paura degli altri? Questo è quello che risponde Osho. Solo se hai paura di te stesso avrai paura degli altri. Se ami te stesso, ami gli altri. Se odi te stesso, odi gli altri. Perché nella relazione con gli altri ci sei solo tu rispecchiato. L'altro non è che uno specchio. Quindi qualsiasi cosa accada in una relazione, sii sempre consapevole che deve essere già accaduta prima, dentro di te. Perché la relazione può soltanto amplificare, non creare, può soltanto mostrare e manifestare. Se ami te stesso, ami gli altri. Se hai paura di te stesso, hai paura degli altri. Perché venendo in contatto con gli altri, comincerai a manifestare il tuo essere. Questo è un concetto talmente chiaro, talmente lampante, da apparire addirittura complesso da mettere in atto, da capire e da concepire. Perché è come se Osho ci stesse dicendo che quando noi ci rapportiamo a un'altra persona, in realtà è come se ci rapportassimo a noi stessi. Se noi abbiamo un buon rapporto con noi stessi, è molto semplice e innegabile che riusciremo ad avere un buon rapporto anche con gli altri. Siete stati condizionati sia in Occidente sia in Oriente, dovunque, cristiani, indù, musulmani, jainisti, siete stati tutti condizionati a odiare voi stessi. Vi è stato continuamente insegnato che amare se stessi è male. Ama gli altri, odia te stesso. Questo è pretendere una cosa assurda, impossibile. Se non ami te stesso, che sei il più vicino a te, come potrai amare qualcun altro? Nessuno ama se stesso, eppure cerca di amare gli altri. In questo caso il tuo amore non sarà altro che odio mascherato, nascosto. Incredibile. La potenza di queste parole è assolutamente incredibile. È come se Osho comprendesse quanto per noi è difficile accettarci e amarci. È come se Osho comprendesse quanto poco ci apprezziamo, e nel momento in cui poco apprezziamo noi stessi, è semplice che poco apprezziamo anche gli altri. Io dico di amare prima di tutto te stesso, perché soltanto se l'amore accade dentro di te potrà anche allargarsi agli altri. È come gettare un sasso in un lago silenzioso. Il sasso cade, affiorano delle increspature che poi si allargano progressivamente verso la riva opposta. Si allargano, si amplificano sempre di più, ma il sasso deve essere caduto prima di tutto dentro di te. L'amore deve esserti accaduto. L'amore deve esserti accaduto. Devi amare te stesso. Questo è un requisito fondamentale che è assente in tutto il mondo. Per questo il mondo è in preda a una tale angoscia. Tutti cercano di amare, ma è impossibile amare. Ne mancano le basi, i presupposti. Ama te stesso e poi improvvisamente ti troverai riflesso ovunque. Sei un essere umano e tutti gli altri esseri umani sono proprio come te. Cambiano soltanto le forme, i nomi, ma la realtà è la stessa.
va un poco oltre e anche gli animali sono come te. Le forme differiscono un poco di più, ma l'essere? A quel punto anche gli alberi diventano come te. Non fermarti, va ancora oltre. Vedrai che le increspature si allargano, allora persino le rocce diventano come te, perché anch'esse esistono come te. La chiarezza di questo messaggio è disarmante. Se noi riusciamo a coglierne il senso e a farlo nostro, ci accorgeremo che persino una roccia è come me. Se io riesco ad amare me stesso, riuscirò ad amare e quindi a rispettare non solo gli altri esseri umani, ma tutto ciò che fa parte di questo mondo e anche dell'universo. Non può partire da nessun altro luogo, può partire soltanto dal tuo cuore, perché l'amore è un'increspatura nel cuore, una vibrazione nel cuore, una pulsazione, una condivisione di ciò che sei, di qualsiasi cosa tu sia, un intenso, profondo desiderio di raggiungere l'altro, di condividere il tuo essere e la tua gioia e la tua canzone. Qualunque cosa e chiunque tu sia è necessaria una profonda accettazione. Non soltanto accettazione, ma gioia dell'io sono, dell'io qui, ora. Tutti e tre questi punti, il triangolo dell'essere, dovrebbero essere colmi di gioia. Qui Osho ci dice che noi dobbiamo gioire della nostra vita, che noi dobbiamo gioire della nostra esistenza. E solo in questo modo noi riusciremo a gioire della relazione con l'altro. Hai paura di te stesso, dunque dimentica quella paura, lascia perdere il senso di colpa che è stato creato in te. I vostri politici, i preti, i genitori sono tutti specialisti nel creare sensi di colpa, perché questo è il solo modo in cui puoi essere controllato e manipolato. Accettazione incondizionata, e improvvisamente ti accorgi che non hai paura della gente, anzi ne trai piacere. Le persone sono meravigliose, sono tutte incarnazioni di Dio, magari dei rintintin, ma pur sempre incarnazioni di Dio. Le ami tutte, e se le ami porti il loro Dio alla superficie. Cioè, quando noi riusciamo ad accettare noi stessi e ad accettare l'altro, riusciamo a vedere la bellezza nell'altro, riusciamo a portare in superficie il Dio che è nell'altro, cioè la perfezione che è nell'altro, perché tutti noi siamo perfetti così come siamo, nei nostri limiti, nelle nostre debolezze. Noi siamo perfetti perché quello è il modo migliore che abbiamo per funzionare in questo mondo. Ama te stesso, questo dovrebbe essere il comandamento fondamentale. Ama te stesso, tutto il resto seguirà, ma questo è il fondamento. Bene, queste sono parole che dovrebbero, a parer mio, risuonare dentro di noi ogni giorno. Ama te stesso. E nel momento in cui noi amiamo noi stessi, amiamo la nostra vita, amiamo la relazione con l'altro, e nulla ci può più fare paura. Quando tu hai questo, quando tu hai queste parole dentro di te, con te, quando
Questo pensiero cammina con te ogni giorno, nulla ti può fare paura. Nulla ci può fare paura. Nulla ci può fare paura. Quindi nessun capo, nessun superiore, nessuna persona apparentemente scomoda ci può fare paura. Perché? Perché noi riusciamo ad accettare noi stessi, ad accettare i nostri limiti, e in questo stesso modo riusciamo ad amare ciò che ci circonda, ciò che è parte del nostro universo.